documentando la vita dei trichechi e degli orsi polari. Ma si conosce poco sui rapporti tra questi giganti. Quest'anno Adam vuole filmare cosa succede quando gli orsi polari e i trichechi si affrontano. Scuola di Botte. Carissimi amici di Scuola di Botte, ormai siete amici perché siete 50.000 ragazzi, non 1.000, non 2.000, ma 50.000, un numero enorme per una cosa piccola come Scuola di Botte. Ma la cosa bella è che non siete 50.000 fancazzisti, prima vi dicevo ciccioni, secchi, sfigati, nerd, palestrati, arti marzialisti scureggioni, e invece oggi vi dico bravi, perché tra tutti i messaggi che sto ricevendo, foto, filmati e tutte le notizie, tutti quanti state facendo qualcosa. C'è chi va a correre, c'è chi si è insegnato in palestra, c'è chi è dimagrito e non poco, c'è chi si è imparato a menà, c'è chi si è imparato a difendersi, c'è pure chi ha rimediato qualche ragazza grazie ai consigli e Scuola di Botte. Non so come avete fatto, poi me lo dovrete spiegare. E visto che questo è un discorso che potrebbe sembrare serio, vi ho messo qualche intermezzo divertente. Che staccata tecnica, deve andare forte per davvero. Te un velo degli zeppetti in de mani, e con questi zeppetti tu te venderai fortissimo. Guarda, te li invilo dentro le mani, così dopo le mani diventano d'acciaio. Piano piano ti invilo dentro, ti fa male, scemo, Signore, però mi sta a fare una cifra male, aia, mannaggia, mi mi fa male pure la panza quando mi infili sti zeppetti. Non fare lo scemo, t'ho detto. Vede un poco di stare buono. Ho capito, ma mi sta a fare quasi da scureggiare. Aia, 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 aia. Non c'è prova a scureggiare che ti caccio fuori, che qua già c'è puzza dei piedi che ti sei lavato i piedi, e mo vo pure scureggiare, io sto a lavorare, mi devo concentrare, hai capito? Ho capito, però mi sta a fare una cifra male, aia, guarda qua, senta, puoi lasciare un attimo perdere e vediamo perché mi fa male la panza, perché secondo me uno zeppetto è arrivato sotto la panza, aia, che dolore che mi sta a fare, guarda, proprio lì vicino al pisello, sì, guarda, controlla un attimo. Non fare lo scemo, t'ho detto. State buono, che devo lavorare, perché io sono professionista. Dove te fa male? Qua la panza. Se io mi premo qua, non mi cascureggerai. Mannaggia la miseria, che fai proprio schifo. Guarda un poco qua, fammi sentire. Senti un poco, te ne vedi, devi andare, perché qua io c'ho da lavorare adesso. Guarda, ti si muove pure la gamba quando premo. Ma che cacchio sei, un pupazzo? Ecco. Perché questo ve l'ho messo in intermezzo? Perché tanto deve venire a Roma e uno mi ha scritto, perché tanto lo sapete, no, che mi scrivono: ah, perché non gli vieni a menare? Cioè, ti pago io il biglietto al seminario. Cioè, questo fa un seminario e c'è gente che paga il biglietto per andarci. Cioè, ragazzi, datemi uno schiaffo, ditemelo che è uno scherzo. Io non ce posso credere. Ma che c'hanno i noccioline al posto del cervello? Io ovviamente che io ho risposto a questo. Ma sei normale? Ma tu parli poi a nome di questo? Perché riallacciandoci al video di quelli che vi sfidano, sfidi per conto di terze persone e te paga pure il biglietto. Ho detto: guarda, semmai io ho iniziato un po' a trollarlo. Ho detto: guarda, io se vengo devo essere pagato. Ti pago, basta che vieni e lo sfidi. Voglio proprio vedere se lo batti. Ma posso piacere con ciccione? Come vi dicevo, c'è un piccolo dettaglio. Non si possono fare dei seminari dove si combatte in posti che non sono adibiti a questo. La giustizia è chiarissima. Esistono delle scriminanti. Puoi fare a cazzotti con un'altra persona sul ring, secondo determinate regole, con un terzo uomo che è l'arbitro e con tutta una situazione corretta. Ma puoi fare a cazzotti con ciccione dentro l'ordine albergo o dentro una bettola bucata. Perciò, caro amico, mi dispiace per te e il panzone tuo. Tanto, piano in giro tu. Tutti, non so io che... Sapete quanta gente mi ha mandato i filmati del panzone prima? Io poi avevo messi così, ma tanto per ridere, io già li mettevo al tempo. Se ve piano per culo tutti, fatevi una domanda e datevi una risposta. Non pensate che è cicalone che porta la gente a prendere per culo voi. Sono tutti che vengono a me e mi dicono: cicalone, guarda che attrezzo! Siamo qui con il movimento animalista che ha trovato un tricheco spiaggiato. Un esemplare da circa 1500 kg. Adesso il primo volontario, rischiando in prima persona, vuole spostarlo e rimetterlo in mare perché l'esemplare sta soffrendo tanto. Vedete, l'esemplare non è cosciente, ma ha la pancia che gli rimbomba dentro ancora. E vedete, guardate quanto è stanco il volontario che vuole spingerlo in acqua.
cade ogni qualvolta prova a spingere questi 1500 kg di massa grassa. Guardate, adesso il tricheco ha provato a muovere le zampe, ma senza successo. Sono tanti accorsi per aiutarlo, ma non possono tutti intervenire sul tricheco. Potrebbe diventare aggressivo e buttare tutti a terra con un sol colpo. Allora il volontario, che lo conosce, vuole provare da solo. Vedete, ha quasi fatto un po' rianimare il tricheco. Adesso sta facendo un massaggio alla pancia. Forse rianimandolo riuscirà a farlo rientrare in acqua. Proviamo a vedere se adesso il volontario con la sua tecnica non riesce, ma si sta impegnando, credo stia dando tutto il meglio di sé. Un tricheco spiaggiato è sempre un grande problema. La natura è un qualcosa che non va mai contrastato. Veniamo a cose serie, un pochettino più concrete. Visto che abbiamo fatto 50.000 persone, colgo l'occasione e visto che il 22 abbiamo organizzato uno stage gratuito dove tutti potrete allenarvi, previa prenotazione. Signori, è una sala, non è che c'entrano 10.000 persone. Telefonate al numero della Palestra Azzurra, vi prenotate, sta a Roma tanto, via Piandiscò 22. Una volta che vi sarete prenotati potrete partecipare allo stage. In più, se non volete partecipare allo stage, non volete venire, il pomeriggio dalle 17.30, perciò dopo alle 15 che ci siamo visti all'Azzurra, alle 17.30 mi potrete incontrare al ring. Se dovete comprare qualcosa va comprate, se dovete fare solo un giro ve fate un giro, se volete conoscere gli altri ve conoscete gli altri, mica c'è sta l'obbligo, basta che non scureggiate che là è stretto, se fa subito la puzza ve beccano e ve cacciamo fuori, poi non siete più le scuole botte. Dopo ho organizzato ancora un'altra cosa, dalle 20 in poi direttamente allo stadio, al Foro Italico, stadio Nicola Pietrani, ci sarà un evento di pugilato dove io andrò, ma se riuscirò metterò in palio dei biglietti per partecipare, perciò potrete venire gratuitamente se sorteggiati durante questi eventi. Anche agli incontri di pugilato la sera ci saranno diversi titoli professionistici e grazie all'amico Davide potremo anche mettere in palio questi biglietti, perciò faremo una giornata completa, stage, ci vediamo al ring e poi chi vuole può venire anche alla serata di pugilato, così vedrete veramente come ci si mena per davvero su ring. Noi ciccioni scureggioni che te fanno la mossa che caschi per terra, noi i marzialisti quelli notacci che vanno per terra, e il pugilato quello vero coi pugni. Un saluto a tutti e mi raccomando, niente ciccioni, niente scureggioni, niente secchi, niente palestrati, siate persone serie e colpite.